sono Maurizia Cunico e Gianluca Piermatteo, i vincitori della Maratona di Napoli Trofeo Banca del Sud. La 42 km partenopea, giunta alla sua 17ª edizione, è stata conquistata da un napoletano e da una vicentina, dopo una corsa durata più di 2 ore che, partita da Pozzuoli, si è conclusa alla Rotonda Diaz. Tanti gli atleti intervenuti da diverse nazioni, con la maratona professionistica a concludere una giornata scandita anche dalla 10 km e dalla mezza maratona. Un momento di festa sul lungomare liberato, con gli spettatori che non si sono arresi neanche di fronte alla pioggia, pur di poter applaudire l'arrivo dei due vincitori della 42 km. Ascoltiamo proprio Gianluca Piermatteo e Maurizia Cunico. È un percorso impegnativo che merita. Oggi sono arrivato in buona condizione e sono venuto fuori bene, insomma. La prossima ricomincio un po' da gare di 10 km, poi vediamo di fare un'altra maratona prima della fine dell'anno. Il percorso con queste variazioni mi è piaciuto moltissimo. Diciamo che non è adatto alle mie caratteristiche con tutti questi sali scendi, in quanto faccio fatica quando c'è un po' di salita e soprattutto quando anche magari ci sono i San Pietrini. Oggi purtroppo c'era anche il vento che non aiutava.